la situazione dopo almeno mezz'ora dalla decisione di interrompere la competizione. Vediamo che Manuel Reno di Marco Ardigò, Davide Forè e Libor Toman sono stati chiamati come, diciamo, consulenti per quanto riguarda appunto il gruppo dei piloti, come portavoce dei piloti, per appunto studiare la situazione, verificare la pista e cercare appunto una soluzione da attuare eventualmente per riparare a quanto sta accadendo all'asfalto di Macao. E questa, quella blu si deve spostare più Marco, là. Questa qua andrebbe anche bene. Sì, però quella là anche. Aspetta. Allora, parce que là, celle-ci encore, ça pourrait à peu près aller, peut-être un petit peu plus large, mais la deuxième là-bas, quoi. Venez, 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 Arnaud, Arnaud, venez, venez. Cioè, tu arrivi, se uno vuol passare, sì. Cioè, comunque uno non è che imposta là nell'erba, uno comunque arriva almeno dove c'è questa linea qua. Sì, però qua già esci largo, Allora. Questi sono i segni che stanno facendo gli uomini della CICFIA per chiedere all'impresa che dovrà intervenire di riparare il circuito. Vogliono riparare solo questa fascia. Questo obbligherà, come vedete, a utilizzare solo una piccolissima porzione che vi faccio vedere adesso. Va da qui esattamente a qui, con lo spazio per un solo kart, evidentemente, che quindi impedirà sorpassi, obbligherà i piloti a passare su un binario di cemento nuovo, probabilmente di questo colore grigio chiaro.